Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video sul canale. Oggi siamo nella challenge di Aimai, 100 domande di Aimai. Devo rispondere a tutte le 100 domande e lo farò con la più completa verità. Prima domanda: hai mai rotto qualcosa in casa? Penso che se mi avessero dato un euro per ogni cosa che ho rotto in casa mia da quando sono nato, questo sarei ricco abbastanza. Hai mai fatto il bagno con le onde molto alte? Sì, l'ho già fatto il bagno con le onde molto alte, più che altro quando ero piccolino. Non sono mai altissime qua da noi perché siamo sull'Adriatico, costano... cioè Riviera Romagnola, però non ci sono onde troppo alte, capito? Sei mai caduto dalle scale? Penso un paio di volte. Poi le mie scale sono stronze, cioè sono fatte a chiocciola. Adesso vi metto la clip per farvi vedere come sono fatte. E sì, sono veramente stronze. Sport preferito, magari da giocare potrebbe essere il calcio, perché anzi no, da giocare racchettoni o calcio, che racchettoni non so se lo conoscono tutti, è quello il problema. Il calcio mi fa impazzire, semplicemente il calcio è... può essere il mio sport preferito. Piatto preferito, ecco, questo potrebbe essere invece un problema. Diciamo, dire la pizza. Animale preferito, a me l'animale preferito è la tigre, ma non la tigre bianca, la tigre proprio quella del Bengala, quella arancione nera grande, 3 metri e mezzo con 200 kg di più di peso. Canzone preferita, la mia. Ho la figa ai miei piedi. Dove andiamo? Non ho una canzone preferita, io ascolto ogni giorno generi diversi, quindi bene o male spazio abbastanza comunque nel mondo della musica. Fiaba preferita? Red Dead Toby, che non so se sia una fiaba, però cioè era un cartone, bene o male io mi son basato molto sulla Disney, come penso tutti i ragazzi di oggi e di prima anche, quindi boh. Direi Red Toby. Creepypasta preferito? Ma che cazzo di domande sono? L'uomo di mezzanotte, però adesso che ci penso, è bellino. Hai mai pianto in pubblico? Sicuramente quando ero più piccolino, adesso non mi ricordo. Hai mai cantato o ballato in pubblico? Ballato, se vai a ballare in discoteca, ballo in pubblico alla fine. Sei fidanzato? No. Se sì, da quando? No. Se no, sei innamorato? Se sì, da quando? E ribadisco, questa è la domanda 13. Se no, sei innamorato? Domanda 14. Non sono innamorato. 15. Sai giocare a calcio? Me la cavo egregiamente. Ma che fa? Oh, piove fuori. No, non sta piovendo. Me la cavo egregiamente, dai, pur avendo fatto solo un anno di calcio nella mia vita, quindi dai. E a basket? No, mai nella vita, a parte non mi piace neanche troppo. Cioè, mi piace vederlo giocare, però non mi piace proprio giocare. Il nome del tuo migliore amico, e qua partono le guerre civili, signori. Nicolò. Prossima domanda, e della tua migliore amica? Alessia. Siamo tutti contenti, minchia, adesso posso spandere le mie radici ovunque. Mi piace la matematica? Scusa, puoi ripetere? Stazione radio che ascolti di più? Ma quando sono in macchina ascolto Radio Studio Delta, che veramente mi piace un botto, oppure la Zoe 105, che mi fanno sbragare dalle risate. Hai mai fatto uno spacchettamento? Sai che non lo so, probabilmente senza averlo registrato sicuramente, però quando avevo ancora FIFA 15, tipo. Classe fai? Facevo la quinta e mi sono diplomato con laurea d'onorem a 72 punti. Quindi dai, è così che posso fare anche i lavori. Che lavoro fai o vorresti fare? Allora, io fino a un mesetto fa neanche facevo l'elettricista industriale, quindi smontavo per dentro l'industria proprio. Carino, mi piaceva. Però mi piacerebbe fare un lavoro tipo da programmatore, ma tipo PLC, per chi magari si intende di elettronica, adesso parlo più per gli elettronici / elettrotecnici. Il PLC è una figata. Che misura sono le tue scarpe? 43. E di che colore? Rosse bianche, nere, marroni e nere. Hai mai risposto a altre 100 domande? No, siamo appena alla 26, mi sono già rotto i coglioni. Il tuo sogno più recente? Non me lo ricordo. Il tuo sogno più strano? Non me lo ricordo. Ne avrò fatti anche di abbastanza inquietanti. Il tuo peggior incubo? Andare nello spazio. Anzi, andare nello spazio e quando sei sulla luna o comunque su un pianeta ti dicono che la navicella ha un problema e non c'è più la possibilità di tornare a casa. Quella è una presa male. Il nome del tuo primo animale domestico? Enna. È un vecchissimo pitbull che ho riscavato nei ricordi. Quello del tuo ultimo? Ryan. Che è giù, che dorme. La più grande cazzata che hai fatto? Non lo so. Quante volte hai fatto after? Penso in un numero spropositato. E con chi? Con i soliti miei amici del solito. Ginnastica ritmica o artistica?
artistica. Calcio e calcetto. Calcio, McDonald's o Burger King? Allora, io sarei per il Burger King, però qua a Ravenna lo devono aprire un Burger King a Ravenna. Ragazzi di Ravenna che siete sintonizzati su questo video, organizziamoci e andiamo a mangiare tutti al Burger King. La miglior frase che tu abbia mai sentito: sei bella come un gol di Milito al 90°. Chiedesti la prima cosa che ti viene in mente? No. Gusto di gelato preferito? Fragola. Gusto di pizza preferito? Con la salsiccia. Pioggia o neve? Neve. YOLO tutta la vita. Cosa cazzo ho fatto? Hai mai dormito con un ragazzo o ragazza? Sì, con la mia ex, sì. Hai mai comprato degli ambulanti? Sì. Che squadra tifi? Inter. E quindi niente, 3-0 di ieri, laziali del... Che squadra ti... no. Il primo videogioco a cui hai giocato, il primo videogioco a cui hai giocato io è stato Medieval. Quello però ancora vecchio, 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 vecchio. Il primo canale YouTube a cui ti sei iscritto. Sapete che forse erano i The Face Game quando ancora spaccavano il culo con le top 5 e le top 10 di COD e Battlefield e di FIFA? È stato loro il primo canale che mi sono iscritto. Il tuo canale preferito? Yotobi, tutta la vita. Il primo soprannome che hai dato a un tuo amico? Chicco. Nonno, nonna, nonna, ma per il motivo che mio nonno purtroppo non l'ho conosciuto. Amicizia o amore? Amicizia. Telefono, Skype, telefono. Mare o montagna? Io abito al mare, però mi sto rompendo il cazzo. Mi piacerebbe fare un salto in montagna. Banconota da 5, 5 metri da 1, banconota da 5. Estate o inverno? Estate. Ti sei mai ubriacato? Hai uno yacht? Sì. Credi nelle creepypasta? Sapete che alcune sì, potrebbero essere credibili. Hai mai fatto il bungee jumping? No. E non voglio farlo perché semplice, oh, mi spaventa troppo lo strattone che dà la corda quando arrivi giù. Piace viaggiare di notte? Un botto. Soprattutto se viaggi nei posti in cui sono popolati. Tipo se viaggi sopra un New York e vedi tutto il globo acceso, che è fantastico. E sotto la pioggia? Un po' meno. Cosa fai quando ti annoi? Di solito gioco a FIFA o Minecraft, solo che ultimamente sto riprendendo a fare video su YouTube. Sei mai stato a Mirabilandia? Sì. Anche se non ci vado da un bel po', tipo una decina d'anni. E a Gardaland pure, però quello con mio babbo, anche a Mira con mio babbo. Con mio babbo a Gardaland perché lui al tempo lavorava a Reggio Emilia, quindi... dai, era un po' più rapido. Raptor o Blue Tornado? Ah, ok. Blue Tornado solo perché il Raptor non l'ho fatto ancora. Hai Speed o Catoon? Catoon. Mango anime? Anime. Pranzo o cena? Cena. Apple o Android? Hai mai mangiato cibi esotici? Sì, mangiavo al cinese. Sei mai stato all'Expo? No. Sei mai stato all'estero? Sì. Conosci Zeb89? X Factor? Che poi tra l'altro qua c'è scritto X Factor o The Voice X Factor. Colorado Zelig, Zelig. L'eredità o reazione a catena? Reazione a catena. Carlo Conti o Gerry Scotti? Ma che cazzo di domanda? Jerry Scotti. Facebook o Twitter? Facebook, anche se non uso neanche più Facebook, quindi. TV o YouTube? TV. No, YouTube invece, YouTube. Libro cartaceo o digitale? Cartaceo, ragazzi, cartaceo, sempre. Illuminati Confirmed. Colazione o merenda? Colazione, la colazione per me è la vita. Gelato, ghiacciolo, gelato. Fumi? Sì. Hai mai bevuto super alcolici? Sì. Ti droghi? Ogni tanto. Milano, Roma. Roma, Roma nel cuore. Roma nel cuore. Rock o rap? Rap. Fedez o Mischilla? Emis. Ti sei divertito a rispondere? Io non mi risponderò alla centesima domanda. Mi lascerò col dubbio per tutti quelli precisini che vogliono finire tutte le cose. Io mi lascerò col benefito dubbio di non rispondere alla domanda perché sono stronzo. Comunque ragazzi, dai, io vi ringrazio tantissimo per la visione, spero che questo video vi sia piaciuto, spero di avervi intrattenuto almeno un minimo. E niente, dai, diciamo che vi ricordo di passare al profilo Instagram, molto importante perché diremo tutte le notizie che faremo di quello che farò su YouTube e di quello che farò nella mia vita privata, che però nessuno lo sa a parte fuori Instagram. Ciao ragazzi!